Anche Terranova di Pollino ha celebrato la Giornata Internazionale della Donna, in un evento che è stata occasione per il comune nel cuore del parco per entrare a far parte dei 39 centri lucani che hanno accolto la richiesta della Commissione regionale pari opportunità per la collocazione della panchina rossa in onore e in ricordo delle donne vittime di violenza. L'evento terranovese è stato promosso dall'amministrazione comunale e dalle ragazze e ragazzi del servizio civile, partito nel mese di gennaio. E in loro rappresentanza hanno introdotto i lavori il sindaco Francesco Ciancia e Maria Antonietta Genovese. Gli sguardi sulle donne, quando una data stabilita diventa solo un pretesto per parlare di argomenti che quotidianamente dovremmo affrontare, ha visto il confronto aperto tra donne diverse. Non un argomento trattato in astratto, ma un racconto di storie e di esperienze. Come quella, per esempio, di Maria Stellato, che a metà degli anni 90 decise di diventare imprenditrice agricola nell'azienda del marito. Come quella di Michela Cusano, romana, che oggi risiede con la sua giovane famiglia a Civita e porta avanti progetti che puntano al ritorno alla ruralità, alla natura, alle radici e alle tradizioni con le donne protagoniste. Ancora, Juliana Tamburini, psicologa, che ha raccontato la sua esperienza nell'affrontare casi di violenza sulle donne. Le conclusioni sono state affidate a Caterina Cerbino, della Commissione regionale pari opportunità, che alla fine ha rilanciato la proposta di organizzare altri eventi simili per ancora meglio snocciolare le tematiche affrontate.